I momenti chiave della carriera di Ibra, dal primo arrivo al Milan al suo ritorno. 28 agosto 2010. Il Milan ottiene Ibrahimovic in prestito dal Barcellona. Lo svedese è reduce da una stagione di contrasti con Pep Guardiola, e Galliani ne approfitta per rinforzare i rossoneri. 7 maggio 2011. Zlatan centra una grande prima stagione col Milan. Vince il suo primo e unico scudetto rossonero dopo lo 0-0 all'Olimpico contro la Roma, l'ennesimo titolo nazionale per lui. 6 maggio 2012. Doppietta per Ibra nel derby, sarà capocannoniere con 28 reti. L'Inter però batte comunque i rossoneri 4-2. Lo scudetto va alla Juve. Primo anno senza vittorie in campionato per Ibra. 18 luglio 2012. Ibra passa al PSG, con cui segnerà 156 reti in 180 partite, servendo anche 60 assist. Vince 4 volte la Ligue 1, poi 3 Supercoppa francese, 3 Coupé de la Ligue e 2 Coppe di Francia. 1 luglio 2016. Dopo i tanti trofei in Francia, viene ingaggiato a parametro zero dallo United di Mourinho. Vince il Community Shield al debutto contro il Leicester. 20 aprile 2016. Dopo il successo in Coppa di Lega col Southampton a febbraio, deciso da una doppietta, arriva il primo grande infortunio. La rottura del crociato in Europa League contro l'Anderlecht. 24 maggio 2017. Ibra è out per infortunio. Ma il suo United va comunque avanti e vince l'Europa League in finale contro l'Ajax. È il primo grande trofeo internazionale per lui, spezzata la maledizione. 23 marzo 2018. Nella seconda stagione ai Red Devils solo 7 presenze in Premier, l'ultima col Burnley a dicembre. Il 22 marzo rescinde con lo United, il giorno dopo firma per i Galaxy in MLS. 2 gennaio 2020, Ibrahimovic ritorna di nuovo a Milan. Grazie per seguirci, non dimenticare di apprezzare il post e iscriverti al nostro canale.